Gloria a Dio. Tutta la gloria va a Dio e a Gesù. Buongiorno e un buon mercoledì a tutti quanti. Sembra che stamattina stia un poco meglio. Continuiamo a pregare che il Signore ci ristabilisca per questo momento di raffreddore. Principalmente la gola, che il Signore possa destabilizzare ogni cosa. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Nonostante tutto, vogliamo lodare il Signore. Quando vi arriva questo messaggio di Facebook per questi ragazzi e ragazze di oggi che saranno i Lea del domani. E la giornata mondiale di questo evento di questi giovani, diamogli un motivo di poter realizzare i loro desideri. Ecco. Gloria al Signore. Santo, santo sei, Signore. Bene, miei cari, sentiamo il messaggio e poi preghiamo. Buon restiamo tutti uniti, a pregare. Gli uni verso resistere. Amen.
gloria al Signore. Bene, cari nella grazia, finiamo il capo e preghiamo. Padre Santo, Dio d'amore, ti vogliamo per prima cosa ringraziarti, lodarti e benedirti per tutte le cose che ci hai concesso, ancora per la grazia di stare bene ancora stamattina. Signore, continua a benedirci, sì Signore, a guarirci, Signore. Tutti i nostri problemi, le nostre angustie, le nostre difficoltà, ciò che fa bisogno durante questo nuovo giorno, Signore, benedicici sul lavoro e benedicici su ogni cosa che opereremo questa mattina, tutta la giornata fino a stasera. Signore, ti vogliamo mettere davanti tutte le preghiere, far bisogno per tutti i fratelli, sorelle, amici e anche i nemici, Signore, che possono diventare più migliore degli amici. Questo è il mio motto di oggi, spero che sarà sempre un motto veramente che possa essere condiviso con tutta l'umanità. Pregare per i nostri nemici, che possono diventare ancora più migliore dei nostri amici, perché non ci sia più inimicizia tra un uomo e un altro uomo, tra un uomo e una donna, tra un uomo e tutta l'umanità. Che il Signore possa ristabilire la gioia, l'unione, la pace, che ogni ostacolo possa essere sterminato completamente già all'inizio quando sta emergendo, con la forza e la potenza di Gesù Cristo che ha lavato ogni cosa con il suo sangue. Grazie Padre di questa forza che tu oggi, stamattina, stai donando sia a me che a tutta l'umanità. Ti vogliamo pregare ancora per le nostre famiglie. Sì Signore, benedici tutte le famiglie del mondo e soprattutto Padre ti metto davanti la mia famiglia, mia moglie Signore. Grazie come tu l'hai aiutato in ogni ostacolo, in ogni difficoltà. Continua a benedirla, Signore, che possa anche il suo cuore ammorbidirsi, Signore. Non per altro che un giorno possa venire insieme a me al tuo cospetto, Signore. Sì, Signore, perché quello è il mio grande desiderio, avere accanto mia moglie quando tu ci chiamerai. Per la departenza possiamo partire insieme. Ti metto davanti i miei figli, Signore. Sì, Signore, benedici anche i miei figli, benedici ancora mia nuora, la sua gravidanza, Signore, questa creatura che
che deve nascere, Signore. Aiutala, sostienila e portala avanti, Signore. Con dignità e con amore, Signore, fai che possa ogni cosa andare per il verso giusto, come tu ci hai creato. Signore, ancora benedice mio genero. Aiuto, sostieni, fai che possa calmarsi, che possa trovare grazia davanti ai tuoi occhi, che possa comprendere ciò che è la realtà che tu vuoi di lui, Signore. Benedici ancora i miei nipotini, Signore, tutti quanti, dal più piccolo al più grande, Signore, in tutto il mondo, Signore. Grazie, Signore, benedici ancora i miei consuoceri, sia quelle che sono qui in Germania che quelle in Italia, Signore. Grazie, Padre. Oh Padre, ancora ti metto davanti tutto il mondo, tutto l'universo, Signore. Stendo la tua mano potente e soprattutto dai un armistizio a tutti quanti, Signore, che possono trovare pace, tranquillità, benessere, felicità immensa, Signore. Che quest'oggi chiunque possa guardare questo video, ascoltarlo, possa intenerire il suo cuore alla realtà, alla gioia di te e del tuo figliolo Gesù Cristo. Questo è il mio grande desiderio di stamattina, Signore, che tutto il mondo possa prendere sembianze del tuo prediletto figliolo e andare avanti con dignità, a testa alta, senza nascondersi e senza timore di nessuno, solo di te, mio Dio, il timore eterno tuo. Grazie, Signore, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore, ti ringrazio, ti lodo. Nel nome di Cristo Gesù, Signore, ancora, Padre, ti metto davanti a me, Signore, per ultimo, come l'ultimo aborto, come disse Paolo. Benedici ancora la mia vita, Signore, aiutami, Signore, che possa servirti, onorarti e glorificarti, Signore, attimo dopo attimo, minuto dopo minuto, Signore, tempo dopo tempo, ogni attimo fino all'eternità che tu ci chiamerai, Signore. Grazie, Padre. Ungimi dall'alto, Signore, che possa operare secondo la tua parola, Signore, e di non deviare né a destra né a sinistra, Signore, perché ti amo, ti adoro con tutto il cuore. Nel nome di Cristo Gesù, tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen, miei cari. Nella grazia vi saluto nella pace del Signore come se fossimo qui di presenza con una stretta di braccio e un bacio eterno a tutti quanti. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. A presto, cari.